perché non so il padre, tu per come stai? Ovviamente non legata, però legata in un senso buono, e questo riconosco che è una bellissima giornata di primo giorno. Però sentiamo tutto, tutti, il bisogno di finalmente, dopo due lunghi anni di Covid, ricontattarsi. Sono io, capisco molto bene il fermento, il suono di tutte le persone che prendono gioia e vede l'uno l'altro dopo tanto tempo. Io vedo qui nella sala tante persone che io non ho visto per tempo, e io condivido la gioia di vederci di nuovo qui a Brera in presenza. Io non so fino ad ora se le mascherine sono obbligatorie o no, però certamente sono prudente, quindi io non sconsiglio a nessuno di metterle via, però io sono felicissimo di vedervi tutti qui a breve. E anche è un'occasione per me molto importante, importante su tanti diversi punti di vista, perché vedo accanto a me veramente le persone che ciascuno è più che un collega, in un senso. Sono tutti divenuti dei anni che io lavoro in Italia, le amici, per in varie ragioni, per varie ragioni, però io mi sento qui a tavola veramente con gli amici. Però io vorrei contare su due cose, prima di dare la parola a Mandy, perché quindi purtroppo scappare ha fatto un'altra prestazione simile adesso. Faccio anche subito, se io guardo subito, a dire che due cose vorrei dire, e questo è che voi mi conoscete e sa che io trovo la misura della qualità del museo, del suo numero di visitatori, uno dei più indicatori più debole che abbiamo. Io sono sempre stato contrario a pesare e valutare la qualità del museo tramite il numero di visitatori che arrivano alla porta. Però, giustamente, è chiesto, ma ok, se non sono i visitatori, cosa possiamo misurare che dà un'idea del museo? E possiamo misurare altre forme di partecipazione, come le due persone che tornano, con la frequenza loro tornano, cosa loro fanno quando sono qui, eccetera, eccetera. Però io vorrei fare stasera soprattutto un'altra misura della qualità del museo, e questa è una delle misure più importanti secondo me. Un museo potrebbe essere considerato un museo di altissimo livello se e soltanto quando c'è anche una produzione scientifica generale del museo stesso, degli impegnati qui al museo. Un museo dovrebbe valorizzare gli oggetti, le opere, il suo patrimonio, il patrimonio che dobbiamo tutelare prima, ovviamente, se non ci vale. Però dobbiamo valorizzare, creare un valore. E l'unico valore che creiamo non è di mettere sulle parete, o neanche scrivere un bellissimo di scadere, che è ovviamente una passione mia, però anche di approfondire le nostre conoscenze scientifiche delle opere di cui siamo noi le stewards. Noi siamo qui per tutelare e approfondire le nostre conoscenze scientifiche. Quindi possiamo e dobbiamo chiedere a ogni museo, ok, va bene il programma di mostra, il programma di date, va bene tutto quanto. Io sono il primo di lodare il museo per la loro attività relativa al pubblico che viene godere gli spazi e gli oggetti. Però dobbiamo anche chiedere fortemente ad un museo dove sono le pubblicazioni, dove sono pubblicati, dove è la scienza, dove è la storia d'arte, dove sono le misure, sono le, dove è l'evidenza di questa qualità di indagine, perché abbiamo le storie d'arte per questo. Infatti io sono contestato molto spesso, perché io non credo che per forza il ruolo di un curatore ne scriva di scadere, perché questa è un'impossibilità, però ci sono persone che scrivono meglio per un pubblico generale.
Però cosa può fare un curatore che nessun altro può fare? E questa è la storia di Barbara. Loro sono formati per 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni di studio. Questo è il loro valore per il museo e per il mondo in cui abbiamo questo istituto, come la Pinacoteca per tutta l'Europa. Quindi stasera siamo qui per presentare, e io vorrei dire, lodare, celebrare il lavoro fatto da dottoressa Cristina Quattrini insieme con Roberto Almandi e la casa editrice, editrice sua, su Luini, di cui abbiamo un patrimonio molto molto importante. Siamo qui per riconfermare che un museo totale, chiaro, fa la didattica, fa il programma, fa il programma di accessibilità, però anche dovrebbe per forza fare il suo lavoro scientifico, e non possiamo mai rinunciare all'impegno anche a questa parte del nostro lavoro. Abbiamo qui a Brera 6 storiche d'arte, e è abbastanza. Il loro lavoro, visto arrivare a Vedo, Pizzoloni, che sta facendo un dialogo con Caravaggio, con Caravaggio, il nostro esperto nel Monet, a queste passioni che sono. Io vedo qui il motore del museo. E io vorrei, nonostante questo, sapete che io sono convinto dell'importanza del museo di aprire lì, divulgare e valorizzare al pubblico, però questo non intende mai rinunciare al ruolo dei scientifici, dei storici dell'arte e di creare conoscenze con ogni attività che facciamo. Su questo, con queste parole, passo la parola a Roberto Almandi. Io vi ringrazio. Sono molto, sarò benissimo. In primo luogo, del ringrazio. Do i ringraziamenti che devo fare, è il primo, la nostra ospite, Enrico Caro, che ci ha avuto già questa amicizia, James, e naturalmente condivido tutto quello che mi ha detto, anzi, devo dire che in verità l'equivoco ormai diffuso che il museo sia ripreso, un'idea di entertainment, di divertimento, di divertimento, misurabile con il numero dei visitatori, e mi pare che sia una alterazione di quella che era ragione basilare, originale del museo, che è di conservare e giustamente di improvvisare. E che cosa organizzare con questa conoscenza, lo studio di quelli che abbiamo. Quindi il primo ringraziamento a James, grazie perché è della sua accoglienza, grazie che esiste, e grazie che naturalmente sia qui a Milano, in questo benissimo. Secondo riferimento che devo fare, velocemente, è appunto che mi ha detto, mi ricordo che qualche mese fa, un anno fa forse, secondo me, approfittando della pausa della pandemia, ho fatto la presentazione dell'Apoli in questa sala, che è il Procaccini. E devo dire che c'è davvero persone di oggi, cos'è la pandemia, di un maggior interesse di quindi non trovare la figura di grandissima importanza di Varese, un'evoluzione dell'interesse delle conoscenze, chi lo sa. Comunque, una felice constatazione nella quale del socio, complessivamente di James. E naturalmente passo a dire una parola soltanto. Non tocca sia James che io cosa possiamo fare. Luca con ciò immensamente maggiore competenza, possiamo parlare del nostro lavoro, ma qui devo lasciare la parola a lui e a tutti. Quindi le mie parole saranno brevissime in questo senso, perché voglio dare due piccolissimi cenni. Che mi sembra importante, sempre più importante. Uno, che se faccio una 66 anni faccio un editore, che è una esagerazione. Sono veramente un sistema di fare tanto tempo di fare questo modo di lavoro, perché diventiamo troppo scettici, mai ci dicono scettici. Però c'è una cosa ancora che mi entusiasma dopo tanti decenni, ed è quello di dare qualche opportunità concreta. E riesco molto veramente a trovare lì che c'è però questo senso, questo significato. Uno fondamentale, del quale peraltro sono giovane dell'arte, eccetera, non ha
diciamo, di vantaggio è quello di essere sempre aperti a ospitare nel canale editoriale che ha trovazioni degli artisti. Che in realtà forse sarebbe più pratico fare online ormai, perché anche per il dinamismo di aggiornamento, eccetera, eccetera. Però sempre che sia disponibile, il desiderio viene una cosa concreta. La cosa concreta in mano, come dico, e devo anche ammettere una cosa, che faccio più fretta a verificare certe parole guardando un dizionario o un vocabolario che non dà nessun grande significato sull'online, ma questo perché è sicuramente sono incapace di usare bene il mio. Salto questo campo. Il cercato di Mini, io non ricordo, non so bene se viene Cristina Trovarci, quello che so che c'è stato terribilmente come tempo di preparazione, perché evidentemente questa è la mia trasmissione privata, sono pure che la trasmissione privata è senza fine di lucro, non è basta non perdere denaro, perché se perdere denaro non sono mille, ma quindi il nostro unico obiettivo è questo. Cosa mi può nascere sostanzialmente senza nessun sostegno preliminare? E questo mi ha fatto, io ammiravo il meraviglioso lavoro fatto da Cristina Contrini. Persona che mi piace moltissimo per me, per la sua pudore, per la sua modestia, per il suo garbo. Il mondo dell'arte, come sappiamo, è un mondo per la massima parte, fatto di persone molto amate. In questo caso invece abbiamo un esempio stato di due anni e il racconto di questa persona che per 30 anni, credo naturalmente lei, ha raccolto minuziosamente ogni informazione possibile su questo estremamente simile di artista che tocca a venire questa città e non soltanto. A me è sempre curioso. Ricordo 10 o 15 o 20 anni fa, mi chiamò a Milano di fare l'artista Bruini, avrei trovato una serie di persone in competizione, di istituzioni, in competizione, perché lo facciamo, lo mettiamo, cosa possiamo fare, eccetera, eccetera. Devo dire che in Cristina Sai è stato un anno in Calvario, però devo dire che alla fine tre persone, erano quattro persone che hanno dato la mano. Uno è stato James, il quale ha dato tutto il suo patrocinio, sul coraggiamento, eccetera, eccetera. E sono riuscito. Tante persone devo citare, perché tantissima sentite, io ho bisogno di raggiungere un minimo di sostegno a un lavoro così importante. Io sono deciso, come Massimo Trovato, presidente della Cassa Lombarda, dentro la tua parte, il professor d'arte, con suo padre, tra l'altro, e il quale e sono scritto un pezzo estremo, mi dice Chinalesi, un po' problema, ma date sulla mano perché questo bisogna aiutare questo libro, aiutiamo soprattutto per abbassare possibilmente il prezzo di copertina. Il meccanismo credo sia che quello noto tutti, dell'incendenza bisogna aumentare molto il prezzo, io cercavo di abbassare il basso prezzo, potete contare su qualche acquisto di incoraggiamento di sostegno. Massimo Trovato non c'è niente, acquistando un certo punto. Così fecero, rispondendo alla lettera, Francesco Michini, e così fece altri assenti. E quindi, una persona che devo, è giusto che aiuto. Ma il ringraziamento assoluto, naturalissimo, l'ha fatto l'autrice. L'autrice che è per il lavoro compiuto e per la dedizione in ogni fase fino alla fine che ha fatto per questo lavoro così importante. E quindi credo che questa presentazione stasera, dal punto di vista dell'editore, passo il riconoscimento deve essere deputato a questi materiali. Finisco dicendo le cose. Io oggi avrei la tentazione di dare un po' di aria, perché per una ragione del tutto indipendente della mia volontà. Oggi a Milano presenta due libri nostri, uno che sono cinque, si perde di Bruini, e poi ho detto per il 6, il cantante sarà il nome di Doma, a Musa di Novecento, quindi voi mi dovete pensare, se non fare un'altra presenza, come sia, per il 6, si perde l'opera, e che caccia sono,
quello mi sembra un altro punto e vi ringrazio della vostra presenza. Non ho altro da aggiungere. Grazie. Grazie tante. Questa attenzione che questa ragione è molto importante, se devo dire non esiste, è stato formato da un paese. E la cosa che mi è sempre colpito con questa ragione del libro è che l'autore che siede e ascolta gli altri che presentano il libro, ma nella tradizione che lo sa se è l'autore che parla della ragione, però qui è diversa. Quindi io lo devo dire, io non so a chi passare la parola, io so che sia dovrà essere altro, oppure un'altra, però apparentemente è meglio. Ok, io passo la parola a te, invitami. Che bello, sì, la galleria di stampo mediterraneo. Allora, anch'io sono molto contenta di essere qui, di vedere tanti amici dal vivo che non vedevo da tanto tempo. E sono contenta di presentare questo libro che ha visto, ormai è quasi vecchio, ha visto la luce alle soglie del lontano. E questo vuol dire molto. Abbiamo alle spalle una stagione che ci ha portato tante cose, tra cui anche una presentazione fresca di stampa. Sono contenta di farlo qui a Brera, questo incontro. Perché? Perché Nini ha lasciato a Brera un patrimonio imponente. Sono moltissime le opere sue e la sua cerchia, sono probabilmente il nucleo più grande del mondo. E a Brera, nei suoi depositi, troviamo anche moltissime opere di autori che vicino Almini sono stati, che hanno colorato la Milano. Penso a Ombrello che viene dalle Venere, agli affreschi a Santa Marta. Insomma, è il posto giusto. E poi, perché tra le persone citate, dottor Alemanni, da ringraziare, ci sono il direttore di Brera, e sappiamo che va ringraziato per l'uscita di questo libro, e altri insetti. Che degli amici di Brera è stato presidente e che in questo caso mi piace proprio ricordare. Infine, perché ma ci tornerò al termine, prendendo un po' quello che ha detto James, perché Cristina a Brera ha lavorato e lavora. E non è un dato scontato. Fatta questa premessa per spiegare i motivi della mia soddisfazione, io farei proprio la brava presentatrice e vi illustro come è strutturato questo volume, che è giustamente imponente, visto quello che ho detto prima. Quindi ha vissuto poco, tutto sommato, è morto cinquantenne, ma è stato un pittore prolifico. E se si pensa che il mondo anche si è perduto, abbiamo una misura guardando le 500 pagine del catalogo della sua attività. Ecco. È un catalogo classico, per cui è costruito con 5 saggi, 5 capitoli, che ripercorrono alcuni nodi cruciali della carriera di questo artista che ha avuto momenti di grande fama e momenti di declino. Non proprio io, ma sicuramente di declino di fortuna. Non a caso il primo capitolo è dedicato proprio alla fortuna clinica, partendo dalle prime attestazioni e arrivando agli studi più recenti, che sono di tanti colleghi che a Brera, e qualcuno lo vedo, hanno lavorato. Il percorso poi è cronologico. In qualche modo i quattro capitoli ripercorrono quattro nuclei fondamentali con altrettanti problemi critici. Si parte dalla formazione in ambito medico, tutto sommato poco nota, ma anche
tra gli storici dell'arte e gli specialisti, ma fondamentale perché fornirà poi a tutti schemi, ispirazione, elementi su cui lavorerà per tutto il corso della sua carriera. E poi si arriva a Milano, nella Milano fervida nel secondo decennio del Cinquecento, dove erano attive personalità molto interessanti, al cui interno quindi si trova in contatto con alcuni committenti di straordinaria qualità, attenti alla scoperta dell'antico, intendenti di architettura, un mondo, Cristina lo ricorda bene più volte, tratteggiato da Cesare Cesariano. Questo decennio, che è quello dei grandi cicli che sono conservati a Brera, si chiude con un viaggio a Roma, che segna una cesura, ed è il là per le grandi imprese, di San Maurizio al Monastero Maggiore, quella di San Giorgio. La parte finale è dedicata alle ultime opere, gli ultimi anni ancora più sfuggenti rispetto a una carriera che non è pacifico di costruire. Io ho fatto questa cavalcata con grande agio. In realtà, di dare una seriazione cronologica all'attività di Uniti è tutt'altro che semplice, perché non ci sono molti archivi sicuri, deve essere compiuta soprattutto per via stilistica e con uno scrutinio attento e un incrocio di dati e di fonti diverse, i confronti, l'utilizzo come termine post-poema di opere certamente datate, in genere di altre. Questo qui era estremamente pubblico. Allora, questo lavoro di fino viene compiuto poi nelle schede, che sono schede rispetto alle possibilità, tutto sommato scarne, molto rigorose, ripercorrono i viaggi delle opere, la storia collezionistica, il divissimo registro delle copie, perché alcune opere sono state molto fortunate, molto copiate, molto ripetute. E poi si entra soprattutto nella storia critica. Un dato che manca, potete dire, andando avanti con un po' per apprezzare, è la descrizione. Cristina non ha descritto quasi nulla. In questo alleggerimento moltissimo il testo che avrebbe potuto diventare di perché immaginate soltanto la descrizione dei singoli pannelli della Tecca o di San Giuseppe. Questo è un dato che credo faccia parte anche del carattere dell'autrice, che è molto fattuale e viene sempre in sottordine, è l'aspetto forse meno oggettivo e lascia parlare giustamente le immagini fotografiche. Quindi un catalogo puntuale di tutte le opere, oltre 170 recensite e ritenute autografe, quelle spunte, quelle perdute, e un preziosissimo cambiere finale dedicato alla produzione grafica, che è esile rispetto al corpus delle opere, ma è di estremo interesse e di grande qualità. Seguono poi gli apparati tradizionali, il registro, la bibliografia. Devo dire che un po' mi manca un capitolo finale di questo libro in cui Cristina cita qual è la sua interpretazione di un pittore che è partito, soave e stimato, per citare una delle prime fonti, e invece da questo percorso risulta molto più difficilmente inquadrabile nella sola categoria del soave.
è un percorso molto più sfaccettato e interessante, con alcuni elementi sicuramente di continuità, ma che un poco si discosta senz'altro dalle immagini un po' curiosa e forte con cui quindi è noto. Però appunto credo che questo aspetto non rientri nelle forme umane di Cristina. Concludo con una nota personale. Lui mi è davvero un pezzo di Brera. Quando io ho preso servizio ormai tantissimi anni fa da bibliotecaria, perché allora c'erano due bibliotecarie in biblioteca, in pinacoteca, mi ha consegnato una serie di volumi prodotti dal museo. E il primo che stava in cima alla lista era Luini Sacro e Profano, catalogo di una mostra curata dai colleghi che allora lavoravano in sovrintendenza. Il primo sopralluogo che ho fatto nei depositi del museo è stato con Teresa Binaglio di Bari, che stava valutando come restaurare in vista di una esposizione provvisoria proprio gli affreschi staccati della Perucca. Ed è stato estremamente istruttivo anche per il modo che la collega aveva di trattare in modo molto spiccio i colleghi e i collaboratori. Però il ricordo davvero personale è quello legato a Cristina. Quando l'ho conosciuta dal 2000 al 2001, lei già si stava occupando di Luini. Se noi guardiamo la bibliografia che c'è in calcio al volume, i titoli della dottoressa Quattrini relativi agli argomenti trattati nel libro sono 17 e vanno dal 2000 alle soglie della pubblicazione. Sono titoli che danno conto del suo lavoro come funzionario di sovrintendenza e come curatore del museo. Dal primo devo fare esempio la ricostruzione questo ancora misterioso maestro di San Cosma e Damiano, che ormai si incontra in tutti i cantieri, incontrava in tutti i cantieri. E andiamo a iniziare lui e poi. Quindi qui c'è un angolo degli scopritori del maestro di San Cosma e Damiano. Ma volevo riportare l'attenzione su quanto ha detto già egregiamente il direttore in apertura. Lavorare nei musei è un mestiere bellissimo, perché permette il corpo a corpo, leggerne la materia, la fisicità, permette anche per chi lo sa fare, e Cristina Quattrini lo sa fare, di incrociare questi dati con i dati che negli archivi dei musei sono conservati, archivi fotografici e archivi cartacei. Ed è un lavoro che si riverbera non solo nelle pubblicazioni, ma anche nell'aspetto vivo del museo. Quando nel 2017, con una commissione straordinaria che ho avuto il piacere di coordinare, si è lavorato al riallestimento dei saloni napoleonici e dell'ala dei Lombardi, le riflessioni, i dati, il lavoro compiuto da Cristina e che si è concretizzato poi dal punto di vista editoriale in questo volume, ha fornito la traccia per allestire, seguendo i diversi cantieri, seguendo e mettendo a confronto le diverse personalità, cercando di dar conto sulle pareti del museo, per esempio, del rapporto vicinanza simbiosi tra Luini a un certo punto, per esempio, e Zenaio. Ecco, che nei musei si debba fare ricerca anche per scrivere quelle didascalie. Si scrivono didascalie comprensibili quando un argomento è padroneggiato fino in fondo. Ecco, il lavoro di oggi è una straordinaria testimonianza. Per cui io proporrei una
Ci hanno pensato che l'amore meritava una grande pausa. E questo perché infatti, perché anche perché devo dire l'amore del museo non è sempre riconosciuto, se le persone lavorano per 20-30 anni, e io sono molto felice che abbiamo potuto parlare di un po'. Io passo la parola, io ho preso poco, secondo la tradizione italiana, da tutta la volta. Sì. Sì. Bene, dopo queste presentazioni è difficile riassumere la qualità del volume in poche parole. Il volume è un lavoro colossale e lo capiremo tra breve entrando all'interno degli argomenti che sono stati sviluppati da Cristina Castrini, ma vorrei dire anche che è un lavoro colossale dal punto di vista editoriale, approfittando della presenza così sfuggente, fuggitiva di Umberto Allena. Non faremo i nostri litigi pubblici, solo gli applausi. No, ma vorrei ricordare che Umberto Alemanni è un editore coraggioso che ha prodotto, come ricordava lui stesso, delle opere colossali e di lunga durata, a cominciare dalla serie dei 5 volumi in cui sono stati raccolti gli articoli scientifici di Federico Zeri giorno per giorno nella pittura, continuando su altre monografie come quella più recente su Giulio Cesare Provincini o addirittura il catalogo, credo esemplare, perché ancora non ho avuto il piacere di vederlo, ma in due toni, della collezione Cerutti, depositata nei pressi del Castello di Rimini, che è un esempio straordinario, anacronistico e direi eccessivo di collezionismo e di spirito civico da parte di un imprenditore italiano. Il lavoro di Cristina, come vedete, è veramente colossale e non dico colossale, ma certo faticosa è stata la lettura di tutto il tomo che ho affrontato, perché non so parlare purtroppo svolazzando come fantasia, e queste pagine così serrate di cui Emanuela ha ben chiarito la struttura entrano davvero all'interno dell'opera di questo pittore, apparentemente così facile e nello stesso tempo così difficile. Per quale ragione? Perché Rimini è un pittore seducente, è un pittore che produce un linguaggio elegante e normalizzato che in qualche modo copre con il suo stile, con la sua eccellenza tecnica, sia il lavoro sul muro che il lavoro su tavola, copre le asperità, le difficoltà, le lacerazioni del tempo nel quale ha lavorato. Se uno si sofferma sulla pittura di Rimini apparentemente così uguale, indipendentemente dall'epoca in cui è stata prodotta, ha l'impressione di trovarsi di fronte alle illustrazioni di un mondo idealizzato, mentre Rimini lavora negli anni più drammatici della storia dell'Italia settentrionale, con il ducato sforzesco occupato dai francesi, battaglie, confini costantemente contesi, insomma, una situazione davvero drammatica che questo pittore riesce in qualche modo ad occultare con le immagini. Come vedete,
anche unicamente coraggioso, come che riusciva a distanziare anche da un integrista contro il formato, qual era il cardinale Federico Borromeo, che ha per l'appunto, che aveva per l'appunto per lui una passione quasi superiore a quella per Leonardo, perché nella sua collezione ha raccolto vari esemplari, ma che addirittura ha incaricato pittori contemporanei perché riproducessero particolari degli dipinti murali di questo artista in modo da proporli come esempio agli pittori dell'Accademia e nello stesso tempo assicurarne la sussistenza, la sopravvivenza di opere che su un supporto che sembrava destinato a deperire rapidamente rischiavano per la di sparire. C'è dunque una difficile impresa di decifrazione che Cristina ha realizzato in modo assolutamente sistematico. È stata ricordata prima il volume della bibliografia e la sua varietà anche delle schede e dei saggi introduttivi, ma questa sobrietà è per l'appunto il segno della serietà del lavoro che c'è stato dietro la realizzazione finale. E in questo volume lento progredire della conoscenza di questo pittore lo si percepisce con grande precisione. Dagli inizi, dalle prime citazioni, Cesare Cesariano, 1521, alla sobria e quasi, come dire, secondaria menzione di Giorgio Vasari, che non dedica a Bernardino Arguini una biografia autonoma, ma che lo mette in coda a quella di Boccaccio e Boccaccini, ma che capisce nella sua intelligenza visiva assolutamente incomparabile che questo pittore delicatissimo e molto vago, quello che con parole molto più rozze ho evocato poc'anzi, sapeva raggiungere un'eccellenza sia nel dipingere a fresco che nel dipingere a olio. Ed è proprio questa, diciamo, questa perfezione tecnica che in qualche modo è quella che accompagna l'apprezzamento attraverso i secoli del pittore lombardo. Certo, studiare Guini non significa solo studiare la storia delle opere che il pittore ha prodotto, ma se non si studia il modo con cui queste opere sono state tramandate nel tempo, con cui sono state apprezzate o dimenticate, in cui sono state raccolte, non si capisce il senso di questo pittore e soprattutto non si capisce il modo con il quale noi oggi lo percepiamo. Tant'è vero che il capitolo fondamentale della storia dell'arte relativa a questo artista nell'Ottocento è proprio legato più che agli storici dell'arte che allora stavano formulando la propria identità professionale, ai mercanti, ai conoscitori, ai conservatori delle collezioni pubbliche, soprattutto anglosassoni. Ed è attraverso gli apprezzamenti così acuti di alcuni di loro che si sente la temperatura di quello che sta crescendo, l'interesse che sta crescendo per un pittore che ancora è percepito, diciamo così, omogeneo nel suo sviluppo, ma che comunque viene apprezzato al di fuori anche dei confini italiani. Tanto è vero che la prima monografia che gli è consacrata è quella di un inglese, William Stahl, che nel 1899 scrive un libretto molto dignitoso, certo cui problemi critici sono ancora appena percepiti, ma che comunque
comunque segnata nel mondo anglosassone questa eccellenza nata e sviluppatasi in un'area geografica del tutto marginata rispetto a quelle che erano le aree predilette dagli amatori e dai collezionisti anglosassoni, cioè la Toscana, Firenze, il centro Italia e qualche volta anche Roma. Perché questo dell'impatto geografico dell'area sulla quale incide l'attività di Guini è un altro fatto veramente intrigante. È un pittore che lavora praticamente in un triangolo di qualche decina di chilometri tra Lugano, qui qualche scappata in territori intermedi, ma è un pittore che non esce da questi confini, contrariamente, citiamo Leonardo, ma anche Zenone, contrariamente a Vincenzo Foppa prima di lui, contrariamente a Bramantino, che è un essere uno fuori di testa che gira parecchio, anche se lascia poche tracce. Quindi ha quest'area di incidenza, eppure nessuna delle sue opere è un'opera provinciale. Inventa questo linguaggio che in qualche modo, per utilizzare una formula così efficace, così importante, inventata da Federico Zeri, è un pittore quasi fuori del tempo. Ed è difatti il pittore, come ricordavo prima, che la controriforma lombarda elegge a, in qualche modo, a modello il nuovo indirizzo moralizzato della pittura. Se queste sono le premesse, alcuni capitoli fondamentali della conoscenza passano attraverso pubblicazioni che rammento rapidissimamente. Nel 1911 c'è la prima monografia italiana, una di Luca Beltrami, un libretto molto ricco dal punto di vista delle illustrazioni, con varie informazioni, un primo abbozzo di seriazione cronologica, e poi l'intervento appunto, come sempre, di Wilhelm Suida, come sempre intendo per tutti gli scritti prodotti da questo stupendo storiografo prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè la grande monografia su Leonardo e i suoi allievi del 1929, un preziosissimo volume pubblicato per il conto del Canton Ticino del 1932, la pittura del Rinascimento del Canton Ticino, che è che contiene alcune grandi scoperte come quella delle tavole disperse di un politico guidesco della Giovenza, che è quello di Magadino. Insomma, si va avanti in questo, con questo ritmo fino alla monografia di Angelo Antino della Chiesa, la quale organizzò una mostra qualche anno prima, nel 1953, a Como, la prima mostra monografica che visitò anche Federico Zeri. E qui il mio piacere di menzionare un brano di una lettera che Zeri, quell'anno, il 23 giugno, scrive a Roberto Longhi, dopo averla visitata. La mostra di Guini non è eccezionale, ma interessante e soprattutto riposante. E questa dialettica è naturalmente contrapposta all'apprezzamento che lui fa della mostra dei pittori della realtà, che nello stesso anno aveva luogo qui a Milano, a Palazzo Reale, organizzata da Roberto Longhi, dove effettivamente dico un po' per piaggeria, ma certo per sedurre il suo interlocutore, Zeri confessa di aver scoperto lì un grande nuovo pittore che è Cerchi. Bene, i nostri progressi
sono in qualche modo più recenti, sono scanditi dagli interventi di Maria Teresa Minari Olivari. Il catalogo di questa mostra dell'immagine sacra di Guini, ma è sacro che fanno le pitture di Bernardino Guini, e inizia una tradizione così, diciamo, così tipica dei nostri giorni, in cui il catalogo si scolla completamente dall'iniziativa espositiva e diventa una sede per produrre degli studi e delle scoperte recenti, degli esistenti che Maria Teresa scopre il rapporto con le tendenze pseudo-ereticali presenti a Milano attorno al circolo di Santa Marta. Si svela, grazie a questo intervento, credo di sbagliare, io comunque l'ho percepito in questo modo, una crepa sostanziale in quella che sembrava essere un'area e un tempo così omogenee e così idealizzate. Viene fuori invece una zona di conflitto e una aspirazione di alcuni circoli agrupati intorno a delle confraternite ad un rinnovamento sociale e soprattutto ad un rinnovamento religioso, un richiamo alla spiritualità della Chiesa che evidentemente era in grande contrasto con il potere temporale dei papi, soprattutto di Giulio II, di Leone X, e che genererà proprio qui a Milano questo famoso episodio del concilio, come detto, di Pisa a Milano nel 1510-12, dove si riuniscono una serie di cardinali dissidenti, soprattutto sostenuti dalla corona francese, per il tentativo di spodestare il Papa e di rinnovare in modo più rigoroso i costumi e le abitudini della Chiesa. Ebbene, di fronte a questi fermenti, a cui alcune pitture reagiscono in qualche modo sconvolgendo o distruggendo dall'interno le forme espressive, che penso naturalmente alle opere d'arte di Bramantino, che sono così evanescenti, in cui non c'è una fisionomia riconoscibile, in cui le figure sono quasi delle ombre proiettate in una mezza luce, è davvero una proposta completamente diversa da quelle degli altri pittori contemporanei. Ebbene, di fronte a questi eccessi di reazione, quindi trova questa formula così fortunata che consente non solo di integrare le novità iconografiche veicolate dalle nuove tendenze religiose, ma anche di in qualche modo integrarle in un linguaggio figurativo che è un linguaggio figurativo perfettamente accettabile, non sedizioso, non di rottura, al contrario, perfettamente legato alla continuità di quella che era la nuova tradizione figurativa inaugurata in Lombardia da Leonardo da Vinci. Anzi, il leonardismo di Guini è in qualche modo un'interpretazione, un adattamento popolare di quello che era un linguaggio estremamente raffinato e di difficile comprensione. Se voi pensate, la funzione fondamentale dal punto di vista compositivo e dal punto di vista espressivo e cromatico che ha avuto
il cenacolo, l'ultima cena di Leonardo nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. E se pensate a questa, alla difficoltà che hanno avuto gli artisti di accedere a questo documento, sappiamo quei documenti, quando i francesi propongono a Tramantini di copiare nel 1503 il cenacolo, il pittore accetta, purché gli sia garantito l'accesso al refettorio dei Domenicani. Quindi è ovvio che questa spia segnala una, diciamo, uno spazio privato difficilmente accessibile. E così molte altre opere di Leonardo. Eppure lui estrae da questo linguaggio così innovatore in Lombardia una parte di eleganza, l'accuratezza nella realizzazione dei chiaroscuri, l'accuratezza nuova della tecnica pittorica e ne fa un buon linguaggio, non dico di divulgazione, ovviamente sarebbe venuto, ma certo un linguaggio facilmente accessibile. Ma tra l'altro, attraverso anche la soddisfazione di ascoltare un po' la prima, faremo la pace un'altra volta. Ecco, Alberto Levanti ha avuto successo, mi ha interrotto, adesso non chiedo come ripartire. Insomma, arriviamo fino a questo, bisogna ricordarlo, fino al 2014 con la grande mostra organizzata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, con delle novità relative soprattutto alla una parte della decorazione della peluca, che la scoperta di un documento segnalato da Roberto Levi a Carlo Cairati, che ha curato questa stupenda recesto documentario nel catalogo della mostra, questo nuovo documento che consente di datare gli affreschi della peluca, che adesso sono in gran parte qua, intorno al 1514, che significa che è un'anticipazione di circa una decina d'anni, anche 15 rispetto alle proposte più correnti, e voi capite che in questa orologeria della sistemazione cronologica, che è quella delle opere di Eluini, queste indicazioni hanno effettivamente una grande importanza. Io ho preparato un PowerPoint, ma che non posso naturalmente utilizzare per intero, perché sarebbe una di quelle lezioni, esatto, quindi il libro è naturalmente da leggere, ma volevo comunque mostrarvi alcune immagini per cercare di chiarire, qualcuno mi aiuta qua, no, forse si aiuta. Aspetta un po', non saprei come. Questa nota
flagellazione o incoronazione di spine. Vedete bene che uno dei manicotti stringe le mani sopra il capo di Cristo, e riviene la corona sul capo, che è conservata nella collezione della famiglia Borromeo. Unica opera che porta la firma di Bernardo Zenano, la cui data è in parte perduta, ma che secondo la tradizione doveva risalire nel 1502, una data che sembra confermata intorno a quegli anni, che sembra confermata dalla ricostruzione più recente del percorso di Zenano, anch'esso oggetto di ricerche molto dettagliate, soprattutto da parte di Stefania Garzi, d'età ogni tanto gioca dei punti di. Questo è uno dei quadri più innovatori dei primissimi anni del Cinquecento, perché vedete che la scena si svolge all'interno di uno spazio all'antica, controllato da una prospettiva molto efficace, e che questa definizione dello spazio è accompagnata da uno studio delle fisionomie caricate, che naturalmente ricorda le esperienze leonardesche, e da un rigore geometrico, che è quello che Bramante ha sicuramente importato a Milano a partire dagli anni 80 del 400. Cito questo ripeto perché è molto probabile, come appunto vari studiosi, tra cui Stefani, hanno proposto ricostruendo la vicenda, perché è molto probabile che questo dipinto venisse da una cappella di Santa Maria delle Grazie, una delle prime cappelle della confraternita di Santa Corona, la confraternita dedicata per l'appunto alla venerazione della reliquia della corona di Cristo, che secondo i cui addetti, secondo la tradizione e secondo le contemporanee, erano obbligati ogni giorno a inginocchiarsi per compiere delle preghiere e poi di baciare l'immagine del volto di Cristo. E questo è probabilmente all'origine di questo vistoso danno del dipinto, che ha, adesso lo mostro naturalmente dopo un restauro relativamente recente, che ha proprio una grossa lacuna sul volto di Cristo, è l'unica lacuna di tutta questa grande superficie, potrebbe essere stata provocata da questa pratica devozionale. E l'altro esempio ci consente di capire qual era il clima innovatore di questi primissimi anni che accompagnano la presenza dei francesi a Milano, sono questi affreschi del castello di Voghera, realizzati da Bramantino, ormai lo sappiamo con precisione, tra 1502 e 1503, sono quindi quasi contemporanei a quelli del dipinto che abbiamo appena visto, dove ornano un piccolo locale del castello dedicato alle muse, quindi una specie di gabinetto, una specie di imitazione di quello che i marchesi di Ferrara avevano realizzato nella loro città, ma con una essenzialità brusca, una determinazione prospettica assolutamente incomparabile, come vedete da questa figura così frammentata sulla sinistra, e nello stesso tempo capace il pittore di adeguarsi ai nuovi culti e di ottenere degli effetti naturalistici commoventi, come
bel caso dell'immagine di questa donna, della Madonna con questo bambino piagato, interamente piagato, che adotta un'iconografia esclusivamente francese, cioè importata dai francesi. Qui esiste un altro esempio in San Domenico a Casale. Quindi, di fronte a questa situazione, lui reagisce in un modo diverso. Nel 1501 è a Milano, ma si prepara a partire perché sottoscrive un atto di procura nei confronti di uno zio, e in effetti sono gli anni che il pittore passa molto probabilmente in Veneto. Non abbiamo nessun documento attivistico relativo a questa presenza così esotica per un pittore debuttante, ma testimoniata dal quadro qui introdotto a sinistra, che è considerato come la prima testimonianza figurativa di Bernardino Luini. Un dipinto che in sé riassume davvero l'educazione così ricca e così stratificata di questo artista, sebbene agli inizi poi l'iconografia, l'immagine della Vergine, il bimbo steso sul parapetto che probabilmente riproduce una scultura antica, tutti questi elementi derivano dalla tradizione veneta, dalla tradizione, diciamo così, belliniana, ma nello stesso tempo vedete che dietro il tratto d'orrore si sviluppa un paesaggio urbano con un arco d'accesso che a me fa inesorabilmente pensare meraviglioso quadro di Ambrogio Bergoglione conservato all'Accademia Carrara di Bergamo, dove lo stesso stratagemma che ha vinto momento adesso, lo stesso immaginario di Bari, non pertinente alla formazione del pittore di Lorenzo, mentre credo che Cristina appoggia completamente questa ipotesi, è davvero la radice, il segno di questa giorno veneto, non necessariamente lacunare, ma come suggerisce Cristina, forse a Treviso, comunque all'interno della Marca, dove la costruzione del gruppo, l'importanza portata alla natura, soprattutto a queste emergenze vegetali, ricorda effettivamente le opere perlomeno di Cina. Voi capite che in questo passo arriveremo al finale di quello che sono portabili in effetti, ma e quindi credo che salterò molte delle innovazioni che avevo preparato, ma non questa, che mi sembra molto importante, perché è questo il politico smembrato, identificato da Suida nel suo saggio del 1932, mettendo insieme dei pezzi che allora avevano connotazioni molto diverse. La Santa Barbara, che vedete a sinistra, che era allora una collezione sconosciuta, oggi sta a Città del Messico, dove è passato una vendita all'asta per fare a Londra, la Santa Caterina da Siena e il San Bernardino si trovano nella chiesa di Lagadino, intanto moltissimo, mentre Sant'Antonio da Padova conosce bene degli altri, perché è una delle belle opere conservate al museo per Ponte Pezzoni. Perché mostro queste impunti? Beh, perché alla radice del lavoro degli storici dell'arte c'è anche questa capacità, volontà di ricomporre gli insiemi che, scuso,
quindi dei secoli, anche gli ultimi due secoli sono stati smembrati. Questo consente di ripercorrere la storia conservativa, la storia del mercato, la storia delle condizioni, ma nello stesso tempo perché questi dipinti portano davvero il senso di questa persistente fedeltà alla pittura veneziana e nello stesso tempo nella struttura architettonica che si intravede un riferimento ai classici retabili lombardi e della fine del mondo e dell'inizio del Cinquecento. Ed ecco che Dara Candelaria ha trovato le copie, come vedete, scadenti dal punto di vista pittorico, ma che sono di grande interesse perché appartengono a quel periodo di rivalorizzazione della pittura di Guini, cioè i primissimi anni del Seicento. E sono conservate in una chiesa parrocchiale nei dintorni di Lugano e che hanno il grande pregio non soltanto di completare le figure che sono state appuntate nella parte inferiore, ma anche di mostrare questa radice territoriale e di dimostrare l'antichità dei rapporti che legano il Bernardino Rimini con il territorio. Il territorio oggi che costituisce oggi il cantone. Non bisogna dimenticare che Lugano era allora una chiesa dipendente dalla grande diocesi di Mastra e quindi i confini politici che ancora che già sono presenti all'inizio del Cinquecento aveva una poca incidenza sulla storia della Chiesa e sulla storia del mondo. Come faccio a questo punto? Bene, vi mostro un altro capitolo di questa evoluzione al quale sono particolarmente legato perché è una scoperta, cioè una scoperta, naturalmente più nota, ma di grande importanza per l'itinerario per la storia della religiosa e in qualche modo politica della diocesi di Venezia. La Madonna, un bambino, è accompagnata da due angeli, si vede, qui vedete, questa diapositiva di anticipo, la seguente che rende noto la sua posizione in cima delle scale che conducono le celle dei monaci dell'abbazia di Chiaravalle, è stata dipinta nel 1512, sappiamo da un documento, e sappiamo anche che la parte di Chiaravalle in quell'anno era uno dei sostenitori di questo convegno, questo conciliabolo di Silente. Sappiamo anche che un personaggio fondamentale di questa dissidenza, il cardinale spagnolo Bernardino Carvajal, soggiorna a lungo a Chiaravalle, che è il committente di Bramantino, che sposa dunque il nuovo corso della pittura interamente della pittura lombarda e quindi potete rendere conto della prossimità dello stesso tempo della differenza che esiste tra Bernardo e Zenaro, la palla meravigliosa che sta nel museo di Denver e tutta la bottiglia con la Cossi e che proviene dalla cuna altare di San Francesco Grande. La data è 1510 e due anni dopo questa stupenda realizzazione di UNESCO che tiene conto dell'abbrivio prospettico di Zenaro, ma tiene anche conto delle esperienze precedenti del pittore in Veneto e che sullo sfondo, particolarmente in Veneto non si notano,
è nato da alcune molto indicative di questo clima penitenziale che era quello voluto dalla, da questa tendenza dissidente, quale uno dei penitenzi di San Benedetto che si rompe dal mondo dei rovi, che appare a sinistra della Madonna con il Bambino. Io vi devo soltanto a questo punto faccio poi Cristina probabilmente ci parlerà un pochino del resto, ma il libro è, come vedete, imponente e effettivamente è possibile riassumere in un modo ragionevole. La comprensione delle fede della Chiesa che ci sono giunti in stato frammentario e quindi è difficile ricollocare il loro ambito, l'ambito d'origine, è una delle, direi, una delle conquiste della storiografia più recente rispetto alla comprensione di questo. Perché la Pilucca comporta che era una villa, diciamo fondata vicino a Sesto San Giovanni, di un ricco milanese che si chiamava Gerolamo Bragna, è una delle rare dimore di riposo, costruite al di fuori della campagna, intorno alla città, e di cui si sia serbata ancora una sufficiente testimonianza. Era composta da varie sale e la scoperta più recente, proprio quella relativa al personaggio che è all'origine della costruzione e dell'arredo figurativo della Chiesa, cioè Gerolamo Bragna, uno dei mercanti più ricchi di tessuti a Milano, che nel 1514 sposa una ipponeta Pagnani. Questo è uno dei documenti scoperti in occasione della morte del 2014, e questa, diciamo, questo aggancio cronologico che è il primo che si trovava rispetto alla grande decorazione della villa diventa un punto di riferimento per collocare dal punto di vista degli anni l'intervento di Bernardino. L'altra scoperta che si deve effettivamente a Anna Muzzi è l'identificazione del soggetto di questa serie di scene mitologiche, qui vedete due frammenti, che occupavano una delle stanze minori della villa, sempre perduta come storie di Filemone e Pace, mentre Agosti ha trovato la fonte di questa rappresentazione è dovuta a un poeta fiorentino che dedica a Lorenzo Magnifico il Riadeo d'amore, in cui i protagonisti sono come molti di questi queste vicende l'amore tra un satiro e una ninfa che conoscono comunque vicende infelici e che poi muoiono insieme e le cui diciamo che vengono trasformati in due fiumi che scorrono effettivamente piuttosto torrenti che scorrono lì vicino a Sesto San Giovanni, la Lora e il Siepe, secondo una bellissima metamorfosi naturalista che è molto simile a
nella favola di Filippo e Paci che Bramantino illustra per il stupendo dipinto conservato al Museo di Colonia, dove questi due protagonisti alla fine vengono trasformati in due piante che si avventino a riguardarlo, quindi anche dopo la morte legati e insieme. Ma quello che io trovo spettacolare in questa vicenda così difficile da ricostruire, perché come vedete da questa immagine gli affreschi sono stati staccati all'inizio dell'Ottocento da una, diciamo, un antesignano del restauro dei dipinti murali, Stefano Parenzi, e questa immagine vi mostra il supporto quasi interamente d'origine su cui erano collocate le culture murali, cioè su tende poi colmata su tavole, che era stato dei danni che hanno subito poi dei dipinti. Ciò che mi trovo assolutamente stupefacente e evidentemente alterato gli studi che già sono stati fatti, unitari e supplementari, quindi sono gli affreschi più alti delle stanze, è che la stanza più grande della tempia, cioè della casa di campagna di Gerardo è dedicata alla storia dell'esodo degli ebrei dall'Egitto. È un ciclo, dal punto di vista economico, assolutamente unico, con una aderenza al testo stupefacente. Se voi sapete che il brano dell'esodo della Bibbia, avendo sotto gli occhi queste immagini, mi rendete conto che è un'interpretazione letterale della vicenda. Questa sala comportava anche un cammino sul quale è stato raffigurato, secondo una consuetudine di lei, che si stava radicando la fucina culinare per l'estrarre a questa vicenda. Ma insomma, la raffigurazione del tesoro che comporta, per esempio, un episodio, in questi anni io non ho trovato altre raffigurazioni, che è la morte dei primogeniti, uno dei fratelli che colpiscono l'Egitto prima che il faraone si decida ad autorizzare la partenza della comunità ebraica che si trovava. La morte dei primogeniti che si riferisce non soltanto agli umani, ma a tutti gli esseri viventi. Per cui vedete le mucche, gli animali, le pecore, che sono primigeniti e che sono morti per questa maledizione. Un altro soggetto davvero singolare è questo. A sinistra la preparazione del viaggio dei brevi che andavano in bagaglio prima di mettersi in viaggio e per le esigenze purtroppo così di sistemazione l'immagine sulla destra è quella che raffigura l'esaltazione degli ebrei dopo essere fuggiti dall'Egitto e aver attraversato che l'ho mostrata in questa condizione, perché l'attraversamento del Mar Rosso mi è conservato in due frammenti. È un dipinto incredibilmente innovatore. Un esempio anteriore è quello naturalmente della Cappella Sistina, uno dei quadri delle storie di Mosè, che vedete qui rappresentato a destra e che è stato dipinto intorno al 1882-83 da Biagio Antonio a Firenze, che è uno degli ebrei
lista, diciamo, delle storie di Mosè, Mosè della Chiesa Sistina. E gli affreschi di lui, e quindi sono da lontano intorno al 1516, insomma prima del 1520, mostrano questa vicenda con un realismo e una, direi, una preoccupazione storicistica sorprendente tra le figure che stanno annegando sotto le onde del mar Rosso che si sta e si è mai riconosciuto, che sono quelli, ci sono i soldati egiziani che trattano un elefante. È una annotazione che una direi una opportunità storica inesistente nella narrazione molto più fantasista, molto più approssimativa del ciclo Sistino. Mi domando da dove venga questa iconografia, quale sia il suggeritore, quale sia stata la motivazione, certo, è molto probabile che il personaggio all'origine di questa vicenda sia stato l'origine ebraica, e questo non contraddice il fatto che la cappella all'interno della Verona fosse dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, prima di tutto perché era santa di origine orientale, e poi perché era evidentemente un modo di ricordare, evocando questo ciclo, un'origine lontana, non integrata, ma non professata questa identità della famiglia, che pure partecipato a iniziative importanti nei fondi della Chiesa, che appunto il fratello è fratello di Gerolamo Moravia era partecipato alla costruzione e all'arredo del Duomo di Milano. Insomma, c'è una storia in cui si intreccia questa identità così sorprendente. Il ciclo è veramente, anche dal punto di vista figurativo, deve ancora trovare le sue vere e diciamo, l'integrazione all'interno della cultura religiosa contemporanea. Ecco, come avete capito, noi siamo alle origini, quindi naturalmente la mia evocazione si ferma ma bisogna pur dire che abbiamo ora uno strumento assolutamente essenziale per capire questo apparentemente problematico fenomeno, ma nello stesso tempo così intrigante, così difficile da cogliere. Ed è per questo che attorno a questo pittore concernono molto meno le attribuzioni, perché qui l'eccellenza della qualità si impone in modo diretto, quanto la collocazione cronologica delle varie fasi che si chiudono intorno al 1530 con il 29, direi, con il grande tramezzo dipinto di Santa Maria degli Angeli a Lugano, anch'esso simbolo di questa scarpanza di una tradizione francescana che nasce molto più prima, alla fine degli anni 70, e sarà soppressa dal Concilio di Trento, ma nello stesso tempo di cui lui invece ha proporre una formula innovativa, nuova, libera, collocando figure e narrazioni tutte all'interno di uno spazio
senza suddivisi in uno spazio moderno. Ho finito. Il committente
ciclo di Sanremo. È stato quindi un lavoro che è finito nel 2014 quando c'è stata la mostra, di spiazzare, però in effetti è stato utile perché da questa mostra sono emerse continuità della mostra fatta da Sabina Gale, gli allievi della statale, del professore lì, è stato fatto da Carlo Ferrato, un lavoro fondamentale, un processo imponente, e sui figli, quindi io ho un po' preoccupato per quello che avevo fatto io a uccidere per certe cose che uccidevano, su certe cioè, delle diverse, comunque forse anche se al momento non ho pensato questo, è stato un bene che si è uscita prima che ci sia stata una cosa. Comunque quello che io ho fatto tanto è difficile il fatto che non è stato facile trovare dei finanziamenti, anche per quel momento che quando ho iniziato a stampare questo libro mi sono fatto molto bene la stampante, con la mia stampante, mi sono fatto quello che avevo sforato, ma più di più della metà parte del libro della misura che mi aveva dato un pezzo, quindi io sono seguiti anche dei finanziamenti. Voglio ricordare tutte le persone che mi hanno aiutato, quindi chi ha sostenuto economicamente il libro, Aldo Massetto, Massimo Umberto Travallo, Tonia e Francesco Micheli, il direttore, che ha sostenuto questa iniziativa, ma un canale che è stato fondamentale sia per i consigli sia per il sostegno proprio perché questo libro andasse a buon fine. E poi voglio ringraziare tante persone, se non le posso nominare tutte, le ho scritte questa slide, spero di non aver dimenticato nessuno, né come ne ho scritto sono Edoardo Rossetti, Carlo Bernardi, Stefania Lanza, Corinna Gallori, da molte persone che ci vedo qui, anche quando mi ha che mi ha indirizzato da Umberto De Matti, che all'inizio non conoscevo, l'Alba Damiana, tante persone con cui c'è stato uno scambio costante e tante persone che mi hanno aiutato come potevano facilitarmi nel vedere le opere e darmi le fotografie, quindi Alessandro Montotti che ha fatto le Anno Luis Bama, sono tanti colleghi, cioè colleghi della colleghi di guerra, colleghi di altri musei, restauratori, tanti professionisti, quindi devo dire che ho trovato tante persone gentili per fare questo lavoro, tante persone per tutto questo. Spero appunto di non aver dimenticato qualcuno, ma sono stati tantissimi. Alcuni miei compagni di dottorato, miei compagni di università, è stato davvero le persone mi hanno aiutato molto e sono felice di ringraziare. E, ecco, non credo di aver fatto un tipo definitivo, come mi è stato detto con troppa volontà, perché nella storia dell'arte non è mai impressi di essere definiti, di essere sempre qualcosa che all'aria di piede meglio non dico. Spero di aver fatto più inutile, poi ci saranno tanti aspetti ancora da approfondire, per esempio da approfondire il problema della tutela che è difficile perché questo è un punto estremamente prolifico, anche con degli spazi di qualità nella sua condizione. Si capisce che aveva una grande tutela che lavorava sapendo fedelmente il suo stile, ma non se ne può nessuno, tranne quello del suo cognato, Giovanni Guidi, che però non era la punta di diamante, diciamo, di questo sistema. Si intuisce una bottega di tipo moderno, che poteva essere quella di Raffaello, o quindi più vicino a lui, quella di Prudenzio Ferrara, nella quale però ci sono questi.
ci sono dei pittori che sono, possono essere messi qua, cioè, per esempio la traduzione parla, ci sono dei dipinti con delle caratteristiche spiccatamente irlandesche che parlano molto, ad esempio, con gli affreschi di Stoccolmo, con gli affreschi di Milano, e quindi si intuisce che c'erano questi qua, cioè, quindi se anche dopo la sua morte ci sono degli artisti che continuano a dipingere la palla lì, c'è un problema che è complicatissimo. E poi perché Lombardia era un domato, quindi stava sempre leggendo insieme che all'inizio del 600 circolavano copie di lui, che di Carlo Lenzo fatto insieme, si rammaricava a Milano, tutti volessero lui, Carlo Lenzo, e proliferassero le copie di cui notare i pensionisti di Milano. Stava con le opere di Cipano, l'innovazione del Bocaccini, quindi questa è una roba locale, ma ci si allontana dall'Europa, che invece viene scambiato con Leonardo, in Francia viene scambiato per Solano. Quindi sicuramente c'erano un po' di quattro, quindi hanno bruciato per il fuoco, c'è cioè, che non si vedeva più, quando io stavo un po' finendo, io stavo facendo le bozze, e quindi quando mi hanno segnalato, quelli che mi segnalavano pensavano che sarei stata tutta contenta, invece ma come è? No. E devo ringraziare la redazione di Umberto Manti, che è stata fenomenale, Silvia Ciocco, Valentina Razzetti, Marco Bastoglio e soprattutto un po' amico. Pazienza, una precisione anche, una pazienza da santo con tutti i miei cambiamenti di rete, le mie richieste di rimare, di aggiustarle, poi una lavorazione così lunga che frattempo usciva a volte pubblicazioni, quindi per tutti lui mi ha accompagnato per un tratto della mia vita più lungo di quello che io avessi previsto, e adesso non mi sembra che a studiare, a cambiare, a cambiare, a cambiare, e chi lo può fare, e chi può anche cambiare quello che è, potrà emergere delle novità e si potrà sapere giustamente. E naturalmente ringrazio voi di essere venuti qui a festeggiare questo momento. Thank you.